Stampa e TV, rispettate la famiglia e non fatevi vedere più. Questo è l'appello che compare su un ampio striscione affisso vicino alla pizzeria Le Vignole di Sant'Angelo Lodigiano, Lodi. La proprietaria del locale, Giovanna Pedretti, è stata trovata senza vita domenica 14 gennaio scorso nelle acque del fiume Lambro. Secondo quanto confermato dall'autopsia, la donna ha compiuto un gesto estremo togliendosi la vita. La vicenda è ora oggetto di un'indagine volta a comprendere le ragioni che hanno spinto la ristoratrice a compiere tale atto. Secondo l'ipotesi avanzata dai familiari, sembra che la donna non abbia retto alla vergogna causata da una serie di offese ricevute attraverso i social media. L'attenzione è concentrata su una recensione negativa relativa alla sua pizzeria, pubblicata su internet da un presunto cliente. Ecco quanto riportato in tale recensione. Mi hanno messo a mangiare di fianco a dei gay. Non mi sono accorto subito perché sono stati composti. E un ragazzo in carrozzina mentre mangiava con difficoltà. Mi spiaceva, ma non mi sono sentito a mio agio. Peccato perché la pizza era eccellente e il dolce ottimo, ma non andrò più. Alla recensione, Giovanna Pedretti aveva risposto così. Il nostro locale è aperto a tutti e i requisiti che chiediamo ai nostri ospiti sono l'educazione e il rispetto verso ognuno. Le sue parole di disprezzo verso ospiti che non mi sembra vi abbiano importunato mi sembrano una cattiveria gratuita e alquanto sgradevole. Ci tengo inoltre a sottolineare che non è passato inosservato il suo sguardo infastidito anche verso il ragazzo in carrozzina. Detto ciò, a fronte di queste bassezze umane e di pessimo gusto, non credo che il nostro locale faccia per lei. Non selezioniamo i nostri clienti in base ai loro gusti sessuali e men che meno la disabilità. Le chiedo gentilmente di non tornare da noi, a meno che non ritrovi in sé i requisiti umani che nel suo atteggiamento sono mancati. Cordiali saluti e buona serata. Inizialmente, la ristoratrice era stata ammirata per la sua umanità e fermezza nella risposta alla recensione. Tuttavia la situazione aveva preso una piega diversa quando alcune persone avevano iniziato a mettere in discussione l'autenticità della recensione, suggerendo che la stessa ristoratrice avesse scritto il commento iniziale per poi rispondere, cercando così pubblicità. I primi dubbi erano stati sollevati dall'opinionista Selvaggia Lucarelli, in particolare dal suo compagno, lo chef Lorenzo Biaggiarelli, noto volto televisivo. Di conseguenza il caso era diventato oggetto di intensa discussione e Pedretti era stata oggetto di pesanti critiche. Il 13 gennaio scorso i carabinieri avevano convocato la ristoratrice in caserma per cercare di fare chiarezza sulla situazione. Durante l'interrogatorio era emerso che la recensione incriminata risaliva ad aprile del 2023. Poco dopo la pubblicazione del commento, Giovanna Pedretti aveva scattato una fotografia alla recensione e l'aveva conservata. La donna aveva spiegato che a distanza di 8 mesi, a inizio gennaio, l'uomo che riteneva essere l'autore del commento era tornato nella sua pizzeria. Successivamente la ristoratrice aveva recuperato l'immagine della recensione e l'aveva condivisa su Facebook, oscurando il nome dell'autore e inserendo la sua risposta. Nel frattempo la recensione originale era stata eliminata e quindi, al momento, l'unica fonte visibile per chiunque fosse interessato era la fotografia scattata dalla donna. Date le polemiche in corso, i carabinieri avevano richiesto a Pedretti di chiarire se il cliente fosse effettivamente una persona reale. Nonostante avesse ribadito l'esistenza effettiva del cliente, non era riuscita a fornire i dettagli necessari per creare un identikit, anche se, secondo il suo racconto, l'uomo era tornato di recente nel suo locale. Il giorno successivo alla convocazione in caserma, all'alba, Pedretti era uscita di casa alla guida della sua Fiat e si era diretta verso le sponde del fiume Lambro, il luogo in cui solitamente si recava per passeggiare. Dopo aver parcheggiato, la donna aveva tentato di ferirsi con una lametta. Successivamente era scesa dalla macchina e si era avventurata nelle gelide acque del fiume, abbandonandosi al destino. Il marito, Aniello Davino, noto come Nello, pizzaiolo, aveva denunciato la sua scomparsa, lanciando l'allarme. Il corpo di Giovanna Pedretti
fu ritrovato nelle acque del fiume il giorno successivo e gli esami successivi stabilirono che la causa della morte fu l'annegamento. Giovanna Pedretti, una figura molto conosciuta e apprezzata nella zona, era una lavoratrice instancabile e attiva nel volontariato. Circa 10 anni prima aveva perso il fratello, anche egli vittima di suicidio, il che l'aveva resa particolarmente vulnerabile. Secondo l'ipotesi dei familiari, in particolare di sua figlia Fiorina Davino, Giovanna avrebbe deciso di porre fine alla sua vita a causa delle offese e delle pressioni subite online. Il marito Nello, interrogato dai carabinieri, avrebbe confermato che Giovanna era profondamente colpita da quella recensione, poiché la pizzeria rappresentava la sua vita. La cugina, Angela Giulia, ha aggiunto: «È stata bastonata, ma per che cosa poi? Per delle stupidaggini. C'è chi fa peggio, molto peggio. Però portare una persona al suicidio per certe cose, c'è chi poteva stare zitto, guardassero una volta in casa loro». La procura di Lodi ha avviato un'indagine contro ignoti per il reato di istigazione al suicidio nel caso di Giovanna Pedretti. Gli inquirenti sono determinati a comprendere le ragioni del gesto estremo e ad esaminare approfonditamente la recensione che sembra essere stata il punto di partenza di tutto. La ricerca delle origini richiederà del tempo, poiché gli investigatori stanno esaminando telefoni cellulari e computer per individuare da quale dispositivo è partito il commento sulla pizzeria. Per scoprire la sua vera identità, i carabinieri si sono rivolti anche ai gestori di Google per condurre ulteriori verifiche sull'autore. Nel frattempo, la famiglia della vittima chiede rispetto per il silenzio, accusando i mezzi di comunicazione di essere responsabili del suicidio di Giovanna. Simona Callegari, avvocato dei familiari, ha dichiarato: «Lasciamo lavorare gli inquirenti con tranquillità, siamo ancora agli inizi. La famiglia si sente assediata dai media. Penso soprattutto alla mamma della signora, alla figlia e al marito. Date loro tregua. Vi chiedo di rispettare la loro sofferenza. Aspettiamo l'evoluzione delle indagini per capire che cosa è accaduto. Noi non sappiamo cos'è successo». L'avvocato ha precisato che al momento qualsiasi supposizione sulle cause del suicidio risulta prematura. «Per ora non ci siamo fatti domande. In base alle risultanze delle indagini faremo le nostre valutazioni».